Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jana Balaba Giri Badadari Gopi Jana Balaba Giri Badadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanna Chahare Yamuna Tira Vanna Chahare Jai Srila Prabhupada ki jai Shishi Nitai Satchinandana ki jai Namo Shumada Krishna Vastai Utvai Shumada Namaste Saraswati Hare Krishna Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Allora, oggi leggiamo dalla Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capitolo secondo, Sri Chaitanya Dio, la persona suprema, il verso, il numero? 3, il secondo sentitivo senza spiegazione. Il primo senza spiegazione è il 3. Ok, lo leggo io allora. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Tutte le glorie Shri Chaitanya a Shri Chaitanya Jaya tutte le glorie Nityananda a Shri Nityananda Jaya tutte le glorie Advaita Chandra ad Advaita Acharya Jaya tutte le glorie Gaura Bhakta Vrinda ai devoti di Sri Goranga. Tutte le glorie a Sri Chaitanya Mahaprabhu e a Sri Nityananda. Tutte le glorie ad Advaita Chandra e tutte le glorie ai devoti del Signore Gauranga.
Tritya shlokera artha kari vivarana vastu nirdasha rupa mangala charana. Ora descriverò il significato del terzo verso dei primi 14. Esso è una vibrazione propizia che descrive la verità assoluta. Yadadvaitam brahmopanisadi tad api asyata nuba ya atmantaryami purusha iti sosyam savi bhava saddaisvaryai purno ya hiya bhagavam sasvaya mayam na chaitanyat krishna jagati paratattvam paramiha. Ciò che le Upanishad descrivono come il Brahman impersonale non è che la radiosità del suo corpo. E il Signore conosciuto come anima suprema non è che la sua espansione plenaria localizzata. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, che ha il pieno possesso delle sei opulenze. Egli è la verità assoluta e nessun'altra verità è uguale o superiore a Lui. Spiegazione da Srila Prabhupada. I compilatori delle Upanishad parlano con grande enfasi del Brahman impersonale. Le Upanishad, considerate la parte più elevata delle scritture vediche, sono destinate alle persone che, desiderando liberarsi dal contatto con la materia, avvicinano un maestro spirituale autentico per esserne illuminati. Il prefisso upa indica che bisogna ricevere la conoscenza della verità assoluta da un maestro spirituale. La persona che ha fede nel maestro spirituale riceve in realtà le istruzioni spirituali e a mano a mano che il suo attaccamento per la vita spirituale e mano a mano che il suo attaccamento per la vita materiale si allenta, è in grado di progredire sulla via della spiritualità. La conoscenza della scienza trascendentale delle Upanishad può liberarci dai legami dell'esistenza nel mondo materiale. E quando si è raggiunta questa liberazione, è possibile elevarsi al regno spirituale di Dio, la persona suprema, avanzando nella vita spirituale. L'inizio dell'illuminazione spirituale è la realizzazione del Brahman impersonale, che si compie attraverso la negazione graduale della varietà materiale. La realizzazione del Brahman impersonale è l'esperienza parziale e remota della verità assoluta, che si può ottenere attraverso un approccio razionale. Essa è paragonata alla percezione a distanza di una collina che appare simile a una nuvola di fumo. La collina non è una nuvola di fumo, ma da lontano ci appare in questo aspetto perché la nostra percezione visiva è imperfetta. Nella realizzazione imperfetta o fumosa della verità assoluta, la varietà spirituale viene a mancare. Perciò questa esperienza è definita Advaita Vada, cioè realizzazione dell'unità dell'assoluto. La radiosità impersonale del Brahma non è altro che la luminosità emanante dal corpo di Dio, la persona suprema, Sri Krishna. E poiché Sri Gaurasundara, Sri Chaitanya Mahaprabhu è identico a Sri Krishna stesso, la radiosità del Brahman è costituita dai raggi emananti dal suo corpo trascendentale. Similmente, l'anima suprema, chiamata Paramatma, è una rappresentazione plenaria di Sri Chaitanya Mahaprabhu. L'Antaryami, l'anima suprema nel cuore di ogni essere, ha il controllo di ogni essere. La Bhagavad Gita lo conferma con le parole di Sri Krishna Sarvasya Chaham Ridi Sannivisto. Io sono nel cuore di ogni essere. La Bhagavad Gita afferma anche Bhuktaram Vyagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. Per indicare che il Signore Supremo, che agisce nella sua espansione di anima suprema, è il proprietario di ogni cosa. Similmente la Brahma Samhita insegna Andantarasta Paramanu Chayantarastam. Il Signore è presente in ogni luogo, nel cuore di ogni essere e anche all'interno di ogni atomo. Così nel suo aspetto di Paramatma il Signore è onnipresente.
Inoltre, Sri Chaitanya, essendo Krishna stesso, è anche il Signore di ogni ricchezza, di ogni forza, di ogni fama, bellezza, conoscenza e rinuncia. Egli è definito Purna, completo. Nella forma di Sri Chaitanya il Signore manifesta la perfetta rinuncia, proprio come Sri Rama incarnava il re modello. Egli accettò l'ordine di Sannyas e con la sua vita stessa diede l'esempio di principi veramente meravigliosi. Nessuno può essere paragonato a lui nell'ambito del Sannyas. Benché nel Kali Yuga sia generalmente proibito accettare l'ordine di rinuncia, Sri Chaitanya lo accettò perché in lui risiede la completa rinuncia. Gli altri non possono imitarlo, devono solo seguire le sue orme per quanto è possibile. Coloro che non sono adatti a scegliere quest'ordine di vita hanno dagli Shastra la rigida proibizione di accettarlo. Sri Chaitanya invece è dotato di perfetta rinuncia, oltre che di tutte le altre opulenze. Egli è quindi il più elevato principio della verità assoluta. Con uno studio analitico della realtà di Sri Chaitanya si scoprirà che egli non differisce da Dio la persona suprema Krishna. Nessuno è superiore o anche soltanto uguale a lui. Nella Bhagavad Gita Sri Krishna dice ad Arjuna: Matta parataram nanyat kinchidasti dananjaya. O conquistatore delle ricchezze, Arjuna, nessuna verità mi è superiore. Questa quindi è la conferma che non esiste verità superiore a Sri Krishna Chaitanya. Il Brahman impersonale è la meta di coloro che si dedicano allo studio dei testi relativi alla conoscenza trascendentale e l'anima suprema è la meta di coloro che praticano lo yoga. Chi conosce Dio, la persona suprema, supera la realizzazione del Brahman e quella del Paramatma, perché Bhagavan è lo stadio supremo di conoscenza assoluta. Dio, la persona suprema, è la completa forma Satchitananda, vita completa, completa conoscenza e completa felicità. Realizzando l'aspetto Sat del tutto completo, l'esistenza illimitata, si realizza il Brahman impersonale del Signore. E realizzando l'aspetto Chit del tutto completo, la conoscenza illimitata, si può realizzare l'aspetto localizzato del Signore, il Paramatma. Ma nell'una o nell'altra realizzazione parziale del tutto completo può aiutarci a realizzare l'Ananda, la felicità perfetta. Senza la realizzazione di Ananda, la conoscenza della verità assoluta resta incompleta. Questo verso della Chaitanya Charitamrita di Krishnadas Kaviraj Goswami è confermato da un'affermazione parallela contenuta nel Tattva Sandarbha di Srila Jiva Goswami. Nell'ottava sezione del Tattva Sandarbha è detto che la verità assoluta viene talvolta avvicinata come Brahman impersonale, il quale, benché spirituale, non è che una rappresentazione parziale della verità assoluta. È necessario sapere che Narayana, la divinità predominante a Vaikunta, è un'espansione di Sri Krishna, ma Sri Krishna è la verità suprema e assoluta, l'oggetto dell'amore trascendentale di tutti gli esseri viventi. Ciò che le Upanishad descrivono come il Brahman impersonale non è che la radiosità del suo corpo e il Signore conosciuto come anima suprema non è che la sua espansione plenaria localizzata. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, che ha il pieno possesso delle sei opulenze. Egli è la verità assoluta e nessun'altra verità è uguale o superiore a Lui. Mukham karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripa tamaham bande Shigurum dinatarinam paramananda madhavam chaitannam ishwaram Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Qui si stabilisce che Krishna Chaitanya Mahaprabhu è Bhagavan, la verità assoluta nel suo aspetto supremo. Come per Krishna stesso, perché lui è Krishna stesso, anche per Krishna Chaitanya viene chiarito che l'aspetto impersonale, quello che viene percepito come l'aspetto impersonale del Signore, altro non è che la radiosità che emana dal suo corpo.
E invece quello che viene percepito come il Signore, il controllore di tutte le forme, di tutte le esistenze, altri non è che il Paramatma, l'espansione plenaria localizzata di Krishna. È importante capire cos'è l'aspetto impersonale e cos'è il Paramatma, perché altrimenti si potrà fraintendere e credere uno di questi l'aspetto supremo della verità assoluta, o addirittura vedere questo aspetto come paritetico a quello che è realmente l'aspetto supremo della verità assoluta, cioè Bhagavan. Krishna stesso dice nella Bhagavad Gita Brahmanoi pratistaham amritasya vyayasya, cioè io sono il supporto del Brahman impersonale. E dice anche Sarvasya Chamri di Sannivisto, io sono nel cuore di ognuno, dice che lui è l'origine anche del Paramatma, Matta Parataram Nanyat Kinchidasiran, tutto rimane su di me, e il Paramatma è una sua espansione. Questo è spiegato anche nel Trishloki Gita, quando in Sambandha Bidea Prayojana si parla della sua posizione come Paramatma e infine come Bhagavan. Perciò l'aspetto di Bhagavan, la sua personalità, il suo carattere, sono l'aspetto supremo della verità assoluta. È perché del suo carattere, della sua personalità, che esiste un aspetto impersonale. Cioè l'aspetto impersonale altro non è che la diffusione delle sue energie. E perché le sue energie vengono diffuse anche impersonalmente in questo senso? Maya tatami dam sarva jagatavyakta murtina mastani sarva bhutani nachamte sovastita, dice nel nono capitolo. Io diffondo la mia esistenza nell'universo, ovunque, nelle mie manifestazioni energetiche, con la mia potenza manifestativa, se così, se esistesse il termine, se esiste, non so. Ma per quale ragione? Perché lui è una personalità. Come una persona che ha un senso artistico, cosa fa? Prende degli elementi e manifesta se stessa, la propria personalità attraverso questi elementi. Prende della pittura, prende della tela, prende del metallo o del marmo se è uno scultore o quello che sia, prende dei pixel se è un artista virtuale, insomma, perché egli è una personalità, diffonde impersonalmente, perché poi non si può acchiappare la persona prendendo la sua manifestazione energetica, non si può dire ok, ho acchiappato Picasso perché è un suo quadro, perché Picasso è da un'altra parte e ti manda a quel paese, non è che l'hai preso e l'hai circoscritto, hai preso una sua manifestazione. E per questo Krishna dice in quei versi, sì, sono ovunque, poi nel verso seguente dice Pashame Yogamai Swarian, guarda la mia potenza, malgrado tutto sia in me, io non sono, tutto non è in me nel contempo, non è che io sia oberato da queste manifestazioni energetiche, da queste manifestazioni impersonali che io genero. Allora, la posizione di Krishna è particolare, ma quello che a noi interessa capire adesso è che l'aspetto impersonale esiste perché esiste una persona suprema, così come anche l'aspetto Paramatma, perché cos'è l'aspetto del Paramatma? Nella manifestazione delle forme impersonali, perché per esempio queste forme di questo mondo, Yasya Prabha, Prabhavatu, Jagadanda Koti, Kotishu, Aseso, Vasudati, Vibhuti, Binnam, Tad Brahma, Niskalam, Anantam, Ashesha, Bhutam. Cioè, questo mondo, le forme che noi vediamo in questo mondo, dalla formica, dall'Indragopa a Brahma, a chiunque sia, sono forme che riposano o restano sul Brahman impersonale.
sono rifrazioni della luce del Brahman, o sono elaborazioni della luce, della radiosità che emana dal suo corpo. Allora, lui cos'è il Paramatma? Il Paramatma è lui stesso che viene e entra in queste forme per gestirle, perché c'è bisogno di una gestione, di un'organizzazione delle forme, forme di tutti i tipi, forme visive, forme sonore, forme mentis, tutto deve essere gestito e organizzato. Allora lui entra in queste forme come Paramatma, ma alla fine vediamo che tutto è lui, perché lui è il carattere, la personalità, la persona originale che decide di manifestare queste forme nel mondo materiale, va bene, in quanto le anime ne necessitano. Lui le penetra queste forme, le sostiene, le organizza. Ishvara Sarva Bhutanam Ridese Arjuna Tistati Jantra Rudani Mayaya, dice, questa è una macchina, Jantra Rudani Mayaya, che lui controlla. Allora, questi aspetti del Brahman impersonale, delle forme che ne derivano e del controllo delle forme stesse, è un aspetto sussidiario, è un aspetto secondario della sua persona, non è un aspetto primario. E chi si ferma alla realizzazione soltanto del suo aspetto impersonale e delle forme che derivano dall'aspetto impersonale, cioè delle forme del karma, cioè non conosce veramente la verità assoluta, non può veramente conoscerla. Per conoscere veramente un'opera uno deve conoscere l'artista, cioè deve capire il perché e il per come l'ha fatta in quel modo, in quella maniera particolare. Quindi se non conosci Bhagavan, anche se conosci arrivi a conoscere tutte le categorie dell'esistenza materiale, che è il processo che fanno i ghiani, no? Che arrivano alla realizzazione impersonale, neti, processo razionale, processo di negazione. Okay? Gradualmente nego la supremazia di una qualsiasi forma esistenziale in questo mondo. Tutto quello che mi si manifesta, tutto quello che conosco, lo nego come supremo, perché non lo è, fino al punto in cui arrivo a conoscere il Brahman impersonale, a percepire la natura impersonale. Prabhupada dice che c'è un metodo razionale, quello che fanno questi ghiani, per arrivare alla conoscenza dell'aspetto impersonale. Però non lo conoscono veramente. Perché non lo conoscono veramente? Perché non capiscono da chi deriva e perché esiste. Infatti la filosofia impersonalista è la più grande idiozia. Perché la più grande idiozia? Perché non spiega. Perché esiste il Brahman impersonale? Perché questa esistenza eterna è lì? O uno può dire, vabbè, è lì. Ma poi perché questa esistenza eterna dovrebbe manifestare tutte le forme del karma? Il mondo materiale, tutte le categorie energetiche? Perché? Infatti l'idiozia consiste nel dire che non esistono le forme. Sembra che esistono, ma in effetti non esistono. Cioè, capito? Sembra che ti ho dato un calcio in bocca, ma in effetti non te l'ho dato. Hai capito? Però sì, pigliatelo tu il calcio, cioè, perché nessuno lo vuole un calcio in bocca. Cioè, allora, è una filosofia assurda. Deve negare l'evidenza, cioè l'esistenza di tutte le forme. Allora, limitarsi a vedere, a riconoscere l'aspetto impersonale della verità assoluta è un atrofizzare la propria capacità di conoscenza. Alcuni vanno al di sopra di questo, la propria facoltà cognitiva, alcuni vanno trascendono questo e arrivano a riconoscere l'esistenza del Paramatma. Cioè riconoscono l'esistenza delle forme, riconoscono l'esistenza di un'organizzazione delle forme e perciò di un organizzatore, di un controllore. Lo capiscono. Esiste un controllore, esiste un organizzatore di queste forme. Però anch'essi, se non si chiedono perché ha organizzato queste forme, qual è lo scopo di tutto questo, e si fermano alla realizzazione del Paramatma, uno si può chiedere, ma perché uno dovrebbe fermarsi alla realizzazione del Paramatma e non andare avanti?
per una semplice ragione, perché quella realizzazione porta dei vantaggi materiali, cioè arrivare a realizzare il Paramatma pone una persona sul piano del misticismo, del potere mistico, e questo gli dà, lo affranca da, non solo lo affranca come il ghiani o l'impersonalista è affrancato dalle miserie materiali, dalle sofferenze, ma in più lo yogi riesce anche ad interagire con l'esistenza materiale, con le forme, a fare dei prodigi, delle cose che possono essere gratificanti. Per cui c'è il rischio di fermarsi a quello stadio, alla realizzazione del Paramatma. La persona veramente intelligente che arriva a conoscere la verità assoluta in tutti i suoi aspetti, quella persona è il devoto. Perché la persona, il devoto chi conosce? Conosce il carattere, conosce la personalità della verità assoluta. Il suo carattere, conosce lui, la persona, la personalità. Chi è, perché fa le cose, che cosa gli piace, cosa non gli piace, che tipo di rapporto ha con le sue energie, incluse le energie viventi che sono le anime, cioè quella persona capisce la verità assoluta, comprende per cascata, come si dice, anche la posizione del Paramatma e del Brahman. Questi aspetti li comprende, perché capisce da dove provengono, perché provengono, e qual è la loro natura, qual è la loro reale posizione nella verità assoluta. Capisce, ma se non capisce Bhagavan, uno sta lì a, non potrà capire realmente perché c'è l'esistenza, Sat, perché c'è la vita eterna. Sat vuol dire in effetti esistenza eterna, vita eterna. Perché c'è la vita eterna? Cioè, per andare poi a fare gli impiegati o i palafrenieri o illustratori di coccodrilli, non lo so, di pelle di coccodrillo. Cioè, perché esiste? Perché si esiste? Perché esistono poi queste forme? Non lo capirà. Perché? Due, non capirà perché c'è qualcuno che controlla, se non capisce, non conosce Bhagavan. Perché controlla? E come controlla? Organizza, controlla, c'è anche il Biafra, il Ruanda, gli ospedali, quelli tutti rotti, i cancri, gli ammazzamenti, c'è un disastro, la fame, c'è i pianeti, i terremoti, chi lo sa, tutto così precario. Come organizza? Perché organizza? Che cosa organizza? Una valle di lacrime organizza? Cioè, che senso ha? Cioè, Paramatma, sì, ok, organizzato, anche bene organizzato, guarda come si muore, muoiono 3 al secondo, bene organizzato, 2 al secondo, ma perché? Cioè, se non comprende Bhagavan, se non arriva al carattere, alla persona, a lui, alle sue motivazioni, a come lui intende il rapporto con le anime, uno non riuscirà veramente a non essere un pessimista o a non essere un nichilista, un disfattista. Perché? Perché la situazione materiale, oppure diventerà un arrivista da un punto di vista dei poteri mistici, dal punto di vista del superamento delle miserie, e egoisticamente si collocherà in una condizione di salvaguardia propria e non avrà una cognizione reale della ragione della propria esistenza. Allora, nelle ere passate c'era questo progresso graduale, una persona generalmente diventava un ghiani, dal karmi diventava un ghiani, poi diventava uno yogi, eccetera, eccetera. E progrediva e arrivava, se era una persona sincera, a realizzazione di Bhagavan, dell'aspetto supremo della verità assoluta.
Ma in quest'era, per questo che viene Krishna Chaitanya Mahaprabhu, in quest'era tutto ciò non è possibile. Anche nelle altre ere non era una roba facile e semplice. Pantastukoti satavazza rasampragamyo vayo ratapi manasu umuni pungavara sopiasti yatra padasimnya vicinti attatve govindamadi purushantama. Cioè per milioni di vite anche uno tentava di controllare il respiro, di speculare e magari non arrivava appunto neanche a conoscere i piedi di loto del Signore. Perché? Perché yenyera vindaksha vimuktamani nastvaya stabhava visuddha buddhaya, perché la sua intelligenza non si era purificata, le sue motivazioni non erano pure a tal punto da poter riallacciare o riscoprire la propria relazione eterna con Bhagavan, con Krishna, e conseguentemente a ciò conoscere veramente se stesso, conoscere Krishna, conoscere il perché, la relazione che Krishna ha con ogni aspetto della sua, delle sue emanazioni, perché questa è la coscienza di Krishna. Non, magari rimaneva per, andava chissà dove, poi riscendeva giù, ricadeva, molto rischioso. In quest'era vediamo che Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è il devoto perfetto, il sannyasi perfetto, viene a darci la coscienza di Krishna in un modo, a darci la coscienza di Bhagavan, la cognizione di Bhagavan, in un modo molto semplice, molto immediato. Immediatamente uno può connettersi al servizio devozionale, a Krishna attraverso il servizio devozionale, i suoi devoti. E questo è una fortuna incommensurabile, non c'è nulla che possa paragonarsi a questa fortuna, perché anche, vediamo anche grandi yogi, anche cultori della conoscenza spirituale. Upanishad vuol dire uno si siede a fianco del maestro spirituale che gli insegna, e magari trova il maestro spirituale che gli insegna l'aspetto impersonale, questo chissà quanti maestri spirituali si deve passare, che trafila deve fare per arrivare forse un giorno a incontrare un devoto che gli parla di Bhagavan. Noi siamo fortunati a, per quanto privi di qualificazioni, è proprio e lucida chiaramente qui che posizioni come quella del sannyasi in Kali Yuga non andrebbero prese, e nessuno può paragonarsi a Chaitanya Mahaprabhu, che prende sannyas e lo assume il ruolo di sannyas perché lui è la rinuncia personificata. Non di meno si può cercare di seguire le sue orme senza imitare Anukara Anusara. Ci sono questi due termini, no? Una è imitazione, l'altra è seguire le orme. Seguendo le orme si può anche tentare, nei limiti delle proprie possibilità, di rinunciare alla gratificazione dei sensi, e in virtù proprio dell'investitura di potere che arriva dal seguire le orme di Chaitanya Mahaprabhu e della Guru Parampara, riuscire a resistere a quello che è un mondo caotico e devastante praticamente, come quello in cui viviamo adesso, mantenendo saldi i principi della bhakti, della coscienza di Krishna. Questo è possibile, per cui vediamo che anche devoti nella loro umilmente prendono, assumono il ruolo di sannyasi, di predicatori della coscienza di Krishna, ma al di là dei sannyasi assumono il ruolo di devoti, che è già un miracolo in questa era di Kali, diventare, assumere il ruolo di devoti e diventare gradualmente, riscoprire la devozione che alberga nel cuore di tutti, perché alla fine Sadhya Kabunai non deve essere importata dall'esterno, ma è lì. E questa è la missione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, venire a risvegliare anime che non avrebbero altrimenti alcuna capacità, ma neanche la più lontana possibilità di mettersi in viaggio
sul sentiero del neti neti, della realizzazione impersonale, per poi arrivare alla realizzazione del Paramatma. Ma quando mai? Qui non si realizza, neanche a fine del mese lo stipendio, cioè diventa una situazione, è una situazione paradossale per gli esseri di Kali Yuga. Noi in Kali Yuga diventiamo praticamente quasi come animali, cioè per quanto concerne l'utilizzo dei nostri sensi, quello che Prabhupada molte volte gentilmente e altre volte un po' più decisamente indicava agli esseri umani è che mangiare, dormire, riprodursi e difendersi lo fanno anche gli animali, e fondamentalmente questo è quello che si fa oggigiorno. Anche la cultura, la cosiddetta cultura umana, altro non fa che cercare di dare un aspetto superiore a quello degli animali nelle attività stesse proprie degli animali, quali dormire, mangiare, difendersi e riprodursi. Perché questo è quello che si fa. Guarda quanta parte dell'intelligenza umana va soltanto nel mangiare, anche se mangi capito, chissà dove, è sempre mangiare. Nel dormire, anche nel creare ambienti per dormire, i letti, questo, quell'altro, i modi di dormire, i cuscini, i tempure, tutto è sempre dormire, anche gli animali dormono, e il difendersi, la scienza bellica, dalla scienza bellica alla scienza psicologica, no? Per il difendere la propria mente, che adesso probabilmente sarà quella più in voga, in auge, perché sono ti diventa impazzendo, e riprodursi, tutta la moda, tutte le cose, tutta i romanzi, quello, la cinematografia sempre gira intorno a queste cose qui. Per cui fanno le stesse cose degli animali. Certo che l'animale, due cani, noi dicono: che facciamo stasera? Andiamo al cinema dei cani, in cui si vedono due pastori tedeschi che si amano, lui era un cane poliziotto, lei stava a casa di una baronessa e lui voleva, non è che vanno a vedersi, quelli si accoppiano, sono cani, non è che vanno a vedere il film sui cani. Cioè, gli umani vanno a vedersi il film in cui lui è un agente segreto, lei lo ama, non lo sa, vabbè, poi lui lascia capito? E poi tornano a casa e vanno nella loro tana, gli due umani, come vanno i cani, cioè solo che è una tana diversa, non è un giaciglio fatto con i ramoscelli o la paglia, è fatto con un letto dell'IKEA o piuttosto che un'altra cosa, però è fatto così, cioè è lo stesso principio. Allora, questo è da rendersi conto che l'enormità della nostra condizione in queste radicali e la natura oceanica della compassione di Chaitanya Mahaprabhu nel darci la coscienza di Krishna. Noi possiamo parlare di Bhagavan, capire che esiste Bhagavan, che esiste Krishna, che esiste Krishna Chaitanya, mentre anche grandi yogi, grandi gyani non ci sono arrivati. Questo è ciò che è da capire. È una fortuna incredibile, è talmente incredibile che alcuni pensano: no, ma mi sto autosuggestionando qui, non è che stiamo esagerando. Questa è una delle grandi sfide della coscienza di Krishna, è quella di comprendere come e perché anche persone che sarebbero inidonee, assolutamente appunto incapaci di svolgere una qualsiasi altra attività nell'ambito della conoscenza vedica o del progresso
nella realizzazione spirituale, vengano benedette con una misericordia così incredibile. Sai, quando qualcuno, è come qualcuno che arriva a pensare, dice, senti, tieni, lo voglio un 10 milioni di euro qua. Non fa, sì, sta più in giro, cioè se ne va, cioè, perché dice, ma come, che arriva qualcuno e mi dà 10 milioni di euro così? Cioè, eppure c'era stato un milionario, tanti anni fa, era 30, una trentina d'anni fa, mi ricordo, uno ha fatto una scommessa, è andato per strada con biglietti da $1,000, uno che aveva un sacco di soldi, ha fatto questa scommessa, è andato a dare, se vuole $1,000, ha detto, chi è questo? Come sta? Cioè, che c'è dietro? Capito? Non li volevano, cioè, non li volevano. Perché? Che gira uno che mi dà $1,000. Cioè, tieni, vuoi un diamante? Chi è? Che è? Cioè, radioattivo, cioè, nel senso, che cos'è? Finto, no? Allora, questo è quello che le persone credono. Oh, Dio, la persona suprema, Bhagavan, il controllore dei mondi, il proprietario di ogni cosa, Bhaktaram Jagyatapasam, il fruitore di tutti i sacrifici, l'amico di... Lui viene così per dare se stesso in questo modo. Quando Haridas Thakur, questo per dire che lo scetticismo e il cinismo sono un bene di largo consumo in Kali Yuga. Quando Haridas Thakur andava a casa del padre dello zio di Raghunath Das Goswami, Govardhan e Balaram Majumdar si chiamavano, e parlava del santo nome, che è quello nella forma con cui viene Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu è il santo nome, Hare Krishna. Il Mahamantra. Allora, quando parlava delle potenze che il santo nome può manifestare e gli effetti anche solo del canto, non del canto puro del Sudanam, ma del Abbas. Abbas vuol dire un barlume, una come si dice, un'aurora, un chiarore, un bagliore del canto del santo nome, quando uno supera il canto Nama Parat, il canto offensivo, no? Non va subito al Suddhanam, passa per Nama Abbas. Ha detto, solo questo può liberare una persona, un essere da tutte le reazioni peccaminose, dargli la liberazione. Cioè, Brahma Bhuta Prasanna, si colloca sul piano della perfetta liberazione. E da lì poi progredisce nel servizio devozionale. Quando ha detto così, Haridas Thakur, c'era uno, come si chiamava? Chakravarti, Gopal Chakravarti, si è arrabbiato, gliene ha dette quattro, proprio. Cosa? Ha detto, ma come? Ci sono ghiani che ci mettono milioni di vite, ci sono yogi che come si dice, se la sudano per chissà quanto, anch'essi per milioni di vite, e lui viene a dire che con un bagliore, con un barlume del canto del santo nome, uno ottiene la liberazione subito ed è affrancato da tutte le reazioni dei suoi atti peccaminosi, immediatamente. Ma questa è una fandonia, ha detto, ma come si fa a dire una cosa del genere? È contro la cultura, insomma, con faccia a cravatti. Poi a parte gli è presa la lebbra, è andato, però, ma non è per un aspetto vendicativo da parte. Poi, infatti, questa persona è per l'offesa al devoto che ha fatto, cioè è per la sua ignoranza. Infatti, dopo si è rinsavito molto dopo. Ma è una situazione, cioè. Uno rimane incredulo anche nell'ambito della conoscenza vedica, che sono tre persone che avevano una certa conoscenza della cultura vedica, e lascia increduli così tanta misericordia, così tanta compassione, così tanta apertura da parte di Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
Al devoto fondamentalmente è chiesto solo di accettarla questa misericordia. La cosa incredibile è che anche se gli viene chiesto solo questo al devoto, di accettarla questa misericordia, di accettare i $1,000 o accettare il diamante che viene. Cioè, molte volte appunto uno rimane un po' incredulo e un po' dubbioso, accetta con formula dubitativa, come si dice. E questo, questo ostacola nella vita spirituale, ma la coscienza di Krishna, la bhakti, la compassione di Sri Chaitanya Mahaprabhu è talmente potente che se uno continua a seguire le orme, segue le istruzioni degli acharya che sono in linea con Sri Chaitanya Mahaprabhu, la sua missione, il suo desiderio, gradualmente anche questa reticenza, questo possibile scetticismo, questa natura dubitativa svaniscono, perché pratyakshavagam dharmyam susukam kartum avyayam. La coscienza di Krishna è reale, funziona. Uno vede, anche per paragone, vede come la propria situazione sia di salvaguardia di fronte alla terribile potenza della natura materiale. Uno è protetto, Krishna, e le sofferenze materiali diminuiscono. O per me, non che debbano diminuire nel senso che uno si trova lì con la sdraiato sulla sdraio con la cannuccia e la come si chiama, la bevanda alle Maldive, cioè non soffro più. No, ma la capacità di tollerare e la capacità di distaccarsi da quella che è la sofferenza materiale, il vederla, il percepirla in modo totalmente differente, la capacità di tollerare fondamentalmente, matras parshastu kanteya sitoshna sukaduka gamma paina tanti tikshasva bara, la capacità di tollerare proprio e di non essere coinvolto, di non diventare sempre più ansioso, angosciato, o addirittura entrare in uno stato di panico in relazione alla situazione materiale. Questa è una realizzazione che il devoto ha. E in più, subada, no? Cioè, pratyaksha, susukam, cioè si sente, c'è proprio questa felicità che deriva dal rendersi conto del fatto che ci si sta collocando o ricollocando nella propria posizione costituzionale, che si sta interrompendo questo ciclo nefasto di nascite e morti e ci si sta ricollocando nella propria personalità, nel proprio carattere, nella propria natura, posizione originale. Si ritorna ad essere chi si è veramente. E questo gradualmente si manifesta nel corso della sviluppo del servizio devozionale e diventa una realizzazione sempre più cospicua, sempre più reale. E allora uno comincia a dire, ma allora per dire il diamante è vero, insomma, non mi hanno dato un pezzo di vetro, una patacca, sì, non mi hanno dato una patacca, ma dato è un vero diamante. E questa è la... è ciò di cui l'anima ha bisogno. Per cui non dobbiamo dubitare della potenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu e della sua compassione, perché questo è ciò che lo contraddistingue. La differenza tra Krishna Chaitanya e Krishna, anche se sono la stessa persona, è che Krishna Chaitanya è nello stato d'animo compassionevole di Srimati Radharani, assume quel ruolo. Anarpita charim chirat karunayava tirna kalo, cioè proprio questa carunia, questa compassione senza precedenti che lui manifesta. E se vogliamo veramente soddisfarlo, dobbiamo accettare questa sua compassione e dobbiamo a nostra volta proporla o darla, di distribuirla ad altri. Perché se si fa questo, Chaitanya Mahaprabhu è molto contento.
Se uno la tiene solo per sé, dice, ah, m'è andata bene, a sta vita, vai. Cioè, sì, però tende a cristallizzarsi poi, perché è attiva la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu ed è per tutti, veramente, è ecumenica, è fatta per essere distribuita a tutti, indiscriminatamente. Se chi capisce questo soddisfa Chaitanya Mahaprabhu molto e a sua volta percepisce la coscienza di Krishna, l'aumento della coscienza di Krishna, l'incremento in se stesso. Bene, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Ci sono domande o commenti? Ah. Prego. Bisogna dire. Ma evolvere nella coscienza di Krishna, non ho capito. Evolvere nella coscienza di Krishna, cioè ritornare alla propria natura, non rende naturale nell'individuo il desiderio di voler aiutare anche gli altri, la compassione? Sì, la percezione dell'altrui sofferenza diventa un fatto, insomma, reale nella vita del devoto. Però ci sono devoti che Bhajananandi vengono chiamati, che sono talmente assorti in Krishna da non sentirsi pronti o disposti ad andare a mettere a repentaglio la propria i propri conseguimenti, la propria condizione cosciente di Krishna per aiutare gli altri. Allora, infatti sono due tipi di devoti, però dice Bhajananandi e Gostiananda. Che differenza c'è? Che uno è egoista e l'altro no? No, non è proprio così. Ci sono dei grandi devoti, il figlio di Dhruva Maharaj era un devoto e ha detto io vado vado a, non voglio avere a che fare con il mondo, non voglio avere correre rischi, non voglio avere a che fare. Anche Jad Bharat era così, poi ha incontrato Raugana e lo leggeremo in seguito nel Bhagavatam, perché adesso sono all'inizio del quinto canto, seguito, e solo in quell'occasione lui predica Jad Bharat, altrimenti dice io sta vita voglio proprio chiudere, non voglio andare a correre questo rischio. Ha compassione per gli altri, ma non vuole correre il rischio, okay? Oppure lo fa soltanto in circostanze estreme, come Jad Bharat predica Maharaj Raugana proprio perché gli è cascato addosso fondamentalmente. Se no lui neanche alla famiglia, al padre, anche se perché ha detto non voglio correre il rischio di dovermi di nuovo attaccare a una situazione familiare, no? Sai la storia di Jad Bharat, lui era rinato come cervo, Bharat Maharaj, poi rinasce come Jad Bharat. Il padre c'è morto praticamente per questa storia, perché diceva ma io capisco che questo è intelligente, lui faceva lo scemo, cioè non voleva instaurare rapporti per cui poi dipendessero da lui, capito, gli altri familiari o il padre, cioè non voleva proprio chiudere, detto perché visto la volta precedente con un cerbiatto è andata male, vuol dire umilmente ha pensato qui io meglio che chiuda e vada e non ci pensi più. Ci sono altri devoti che, e noi non possiamo giudicare uno che pensa così, ah ma allora è un egoista, no, cioè non si può giudicare una persona così, era una persona molto sensibile, Jad Bharat, soltanto che dice adesso devo arrivare a quel traguardo e ci arrivo, con lui come tanti altri devoti di cui si parla. Altri invece, Gostianandi, mettono a repentaglio un po' la propria coscienza di Krishna, anche se sanno che Krishna protegge,
Però sai, è sempre un rischio, sempre un rischio. Prabhupada una volta ha detto, io non volevo venire qui, Krishna ha detto, vai giù, ho detto, no, io lì è pericoloso. Krishna ha detto, non ti preoccupare, pensa tutto io, ha detto. Allora ho detto, va bene, scendo. Cioè, non è una cosa, perché uno può dare per scontato, cioè, ma sai, sono un devoto, sono qui a svolgere questa missione, la natura materiale è forte, la natura materiale è... Se si fa fuori yogi su yogi, ghiani su ghiani, cioè ne fai tutti i colori. Figurati. Figurati, un puro devoto umilmente pensa, cioè Prabhupada diceva, prego ogni giorno Krishna di non farmi cadere, però d'altro canto ha detto, non c'è mai stato un attimo in cui non sia stato cosciente di Krishna. Cioè, capito? Per cui è ovviamente una posizione... Uttam Bhagavat, ma nel contempo c'è questo rischio che si corre. Una volta Prabhupada ha anche detto che anche un Uttama Adhikari può cadere se sceglie proprio, vuol dire si associa con Mayavadi. Ciò significa che se uno sviluppa, cioè sai, l'anima non diventa mai Krishna, per cui l'anima ha sempre la possibilità di scegliere tra Krishna o Maya. E se una, se dovesse, non dovrebbe succedere, ma se uno dovesse scegliere di andare ad acquisire, a interessarsi alla filosofia impersonalista, Mayavadi Sunil Bhasya Hoya Sarvanas, cioè ha detto Chaitanya Mahaprabhu, tutto, uno ascolta con interesse la filosofia Mayavada, tutto è distrutto. Poi, se è una persona un puro devoto, magari la cosa è circostanziale o episodica, ma è un rischio grande. Per cui questi Goshtianandi, queste persone che vengono a predicare la coscienza di Krishna, rischiano. Per questo sono cari a Krishna. Non è che sono cari a Krishna, tanto vanno lì, tanto sono corazzato, faccio lì, rischio, è solo un rischio presunto, è solo un rischio così, pubblicitario. È un rischio pubblicitario, no, è un rischio vero. È per questo che diventano cari a Krishna, perché rischiano. Quando è a friend in need is a friend indeed, quando è una persona ti è cara, quando hai una necessità e magari mette a repentaglio qualcosa di suo per te. Se invece no, non sì, può essere sempre una persona cara, però lo vedi veramente quando uno sacrifica qualcosa per te, allora c'è vera. E questa è la posizione del Goshtianandi, per questo è molto caro a Krishna. Krishna dice alla fine della Bhagavad Gita, non c'è persona più cara di colui che va a diffondere questo messaggio tra i miei devoti. Chiaro? Hare Krishna. C'è una domanda da internet. Sappiamo che le offese ai Vaishnava sono un grande ostacolo. Se ci rendiamo conto che nel gruppo di devoti in cui viviamo le nostre offese aumentano, nonostante tutti gli sforzi per evitarle, quale può essere una soluzione pratica? Bisogna vedere perché aumentano. Se aumentano perché della propria incapacità a vedere le qualità altrui, è una brutta storia, cioè nel senso uno dovrebbe fare uno sforzo maggiore per vedere le qualità negli altri devoti, non vedere solo le qualità positive, le qualità coscienti di Krishna e non vedere gli aspetti negativi.
Se invece oggettivamente ci sono delle difficoltà in un'associazione di devoti, in una compagnia di devoti, per cui oggettivamente ci sono delle qualità negative che traspaiono o prendono il sopravvento sugli aspetti positivi, allora uno può cambiare associazione. Ma generalmente, dovunque va, poi nello specifico uno dovrebbe capire, ma generalmente dovunque vada uno si porta la propria mente appresso, e a meno che non fosse proprio capitato in mezzo a tutti i devoti influenzati dall'ignoranza, sai, che, come è detto nel Bhagavatam, un devoto influenzato dall'ignoranza, irascibile, manesco, non lo so, manesco non lo dice, cioè aggiungo io, ma insomma una persona invidiosa, eccetera, allora uno non deve associarsi, ma deve stare un po' a distanza, lo deve rispettare a distanza. A meno che non sia capitato proprio in una situazione del genere, qui sono tutti così, cioè, santo Dio, quello che si vede generalmente è che se uno ha la tendenza a non vedere le qualità degli altri devoti, a essere critico, eccetera, quella tendenza se la porta ovunque vada. Per cui la cosa migliore è quella di riuscire comunque e ovunque uno sia a apprezzare le qualità dei devoti poi, ripeto, è un discorso molto generale, bisogna vedere nello specifico. Quanti sono? 7, 12, 22? Cioè, sono tutti così, tutti, ogni giorno stanno a fare il pupazzetto con lo spillo a qualcuno. Cioè, bisogna capire come... Cioè, è una domanda molto... molto cioè, ci sono tante risposte, ma una risposta comunque... vale sempre. Se uno riesce, comunque in qualsiasi tipo di associazione si trovi, ad evitare di criticare e offendere, ma a vedere le qualità dei devoti, e associarsi con criterio, cioè associarsi con chi più, chi meno, ma senza diventare offensivo. Ah, questo sì che è fantastico, devo dare quest'altro, mamma mia, due coltellate, cioè, capito? Cioè, se riesce a apprezzare tutti, anche se pur calibrando la propria compagnia, la propria associazione con diversi tipi di devoti, allora quella è la cosa migliore. Perché poi alla fine che succede? Se un giorno non c'è più il petrolio, non ci si sposta più e siamo tutti forzati a vivere, a diventare stanziali in qualche luogo, non è che ma adesso me ne vado a Los Angeles perché i devoti mi piacciono di più. E come fai? Ci vai con la pagaia, con la canoa a remi se non si viaggia più, o vado a Maio pure. Una volta, quando si viaggiava meno, c'erano meno, uno doveva imparare a vivere e a convivere con gli altri devoti dove stava, insomma. Perché anche in India, non è che ti facevi un viaggio per l'India, ci mettevi mesi. Adesso pensiamo, non mi va questo, allora vado a Milano, allora vado in Belgio, allora vado a Londra, o vado qui, o vado a Mayapur, o vado là. Fin tanto che si può, uno può fare anche così. Però non è... Prabhupada non era molto contento quando una volta ha detto a Bombay, perché vedo sempre le stesse facce, ha detto. Perché c'erano questi devoti che lo seguivano ovunque. Noi vogliamo stare sempre con Prabhupada, perché se no non siamo entusiasti. Ha detto, ma perché vedo sempre le stesse facce? Perché seguono, no, ma perché non stanno a fare servizio da qualche parte? Questo era il punto. Certo che eri più entusiasta, giravi con Prava, se avevi la possibilità andavi in giro, va lì, vado anch'io lì, va lì, va. Come adesso, ci sono quelli che vanno, ma io stare lì nel far servizio, adesso vado a un seminario di là, poi un altro di là, e poi un altro di là. Cioè, sì, anche quello è...
un modo di intendere la vita spirituale. Ma quello che Prabhupada voleva è che fossimo utili, ci rendessimo utili al movimento, in un particolare luogo. Jaridekko Tareko, Krishna Upadesha, Maragyara Guru e Itaredesh, Chaitanya Mahaprabhu ha detto. Stai nel luogo e insegna agli altri a essere coscienti di Krishna. Questo uno dovrebbe fare. Assorbendosi tutto quello che deriva da questa scelta. Bene, altre domande? No? Posto. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Hare Krishna, ben tornato. Arrivo. Giulia non è dormito oggi. Giulia non è dormito. Ha dato forse. Allora, io oggi partirò e adesso devo andare a... Dopo la vendita, non ho il tempo.